kitten, got your tongue tied in knots, I see. Spit it out, cause I'm dying for company. I notice that you got it, you notice that I want it. You know that I can take it to the next level, baby. If you want this goodness, sicker than the remix, baby, let me blow your mind tonight. I can take it, take no more. Never felt like this before. Come on, get me on the floor. DJ, what you waiting for? Oh. Buonasera a tutti, facciamo un applauso a questo bellissimo pubblico. Buonasera. Viva Camposano. Eccoci abbiamo qui. 4 inizio per la quarta edizione, numero giusto, perfetto giusto, quest'anno. Giusto. Vai, bene, Francesco. Prima di cominciare con il concorso che voi tutti siete venuti a assistere stasera, è giusto fare un piccolo accenno sulla storia di Camposano. Prima di iniziare è giusto dire che non tutti sanno che dalla storia di Camposano è emersa l'ipotesi di una terribile pestilenza che ha colpito ai camposanesi nella Santa Pasqua. E la domenica successiva, chiamata Domenica in Albis, come sappiamo su iniziativa della famiglia Siciliano, la Madonnella fu portata in processione verso l'alveo dove attualmente è presente la chiesetta in suo onore. L'Associazione Culturale Madonnella è composta dalle famiglie De Capo a Tommaso e Ruma Felice. Presidente dell'associazione è Teresa Sirignano. Ruma Felice invece è il vicepresidente. Tommaso De Capo è il segretario. Protti Gentile è la cassiera. E Ruma Giuseppina, la direttrice artistica del festival, che ci ha permesso comunque a tutti oggi di essere qui. Un applauso. Il Festival Canoro Città di Camposano, giunto alla sua quarta edizione, annovera talenti come Pasqualino Maione, sicuramente che tutti conosciamo, dell'edizione Amici di Maria De Filippi, oppure Francesco Esposito di Ti lascio una canzone, e Pasquale Tedesco, finalista della scorsa edizione, scelto direttamente da Roberto Cenci per questa edizione di Io Canto su Canale 5. Benissimo, dopo aver fatto le dovute presentazioni, torniamo al festival. Torniamo al festival con lo spiegare che ci sono due giurie. C'è la giuria tecnica che decreterà il vincitore del festival. E poi ci sarà la giuria partner. Brava, la nostra sostegno, dell'area, dai. È il nostro sostegno. La giuria partner che ognuno dei giurati darà un premio ad un diverso concorrente, per cui oltre alla vittoria ci saranno vari altri premi. E così cominciamo col presentare la... Io tutti questi fogli penso più col presidente. Il presidente della giuria, Mena Casoria. Diciamo che lei attualmente è impegnata in attività didattica con l'insegnamento del flauto e del canto, nonché il laboratorio di vocal ensemble. Applauso. Un applauso, su. E anche un applauso alla nostra presidentessa, non so se si può dire, però. Va bene per stasera, dai, te la passiamo. Tra l'altro io prima di presentarvi il secondo giurato vorrei innanzitutto sottolineare che questa sera purtroppo la manifestazione non si è potuta svolgere in piazza, quindi stiamo qui sempre riuniti, ma sarà per le prossime due serate che si svolgeranno in piazza per domani sera e dopodomani. E poi tra l'altro c'è da spostare urgentemente una Lancia Ypsilon DT067HA, quindi urgentissimo, cortesemente, ecco. Allora passiamo subito al prossimo giurato che è Sandro Napolitano. Sandra. Pardon, Sandra Napolitano, facciamo un applauso forte.
Si è diplomata in canto lirico al Conservatorio Cimarosa di Avellino, attualmente impegnata nell'insegnamento di canto moderno secondo i principi Voicecraft e la voce solista dei Napolitan Art, gruppo di musica popolare. Facciamo un applauso forte. Mentre io vi presento Paola Cardone, diplomata al Conservatorio di Napoli in canto lirico, cantatrice, attualmente insegna canto moderno e sta continuando a perfezionare la propria tecnica in pianoforte e jazz. Un applauso forte anche a Paola. Ebbene, andiamo avanti con Piero Desmondis, vicepresidente dell'Associazione Musicisti Associati di Napoli, una delle scuole più rinomate in Campania, pianista di Valentina Stella, Nino Bonocore e Lina Sastre. Un applauso. Un applauso, poi continuiamo con Mario Inverso, che in qualità di autore ha ricevuto una lettera di complimenti dalla famosa rockstar inglese Elton John, che ha apprezzato in particolare un brano scritto in inglese intitolato Little Princess. Un applauso. E tra l'altro voglio presentarvi una mia carissima amica, la grande Patrizia Zucchero, che è una cantante professionista. Ecco, anche lei diverse manifestazioni importanti, numerose, come ricordiamo tra l'altro che è stata la vincitrice al Teatro Umberto del concorso La Zagnissima, aiutami Daria, Zagnissima, giusto? E nello stesso anno è premiata da Radio San Massimo come miglior voce campana. Un applauso a Patrizia Zucchero. Bene, e continuiamo col presentare adesso la giuria partner. Cominciamo con Anita Capasso, giornalista di Il Mattino e ideatrice, nonché direttrice artistica del Premio Internazionale Gallo d'Oro di Marignanella. Assegnerà a lei stasera il Premio Speciale Gallo d'Oro al miglior gruppo vocale. E là, ancora continuiamo con la grande voce di Gina Vacchiano, in arte Ginea, cantante showgirl e direttrice artistica di diversi eventi. Al termine della kermesse selezionerà la voce più interessante premiandola con il premio speciale Mia Martini. E voglio ancora sottolineare e ricordare che a fine maggio Ginea ritirerà a Parigi un premio come miglior voce partenopea che andrà in onda su Rai. Proseguiamo ora invece con Massimiliano Fausto, maestro di canto, e nel 2004 comincia lo studio delle tecniche avanzate di canto moderno, tecnica americana, del maestro Seth Rings. Egli assegnerà stasera una borsa di studio, anzi alla fine del festival, una borsa di studio che prevede un mese di lezioni gratuite presso la propria accademia, quindi un'occasione straordinaria. Un applauso forte, dai ragazzi. Andiamo avanti con il dottor Bruno Carbone, esperto di musica e canto, talent scout, e assegnerà il premio speciale della direzione artistica e due stage con rassegna canora in TV. Un applauso. Continuiamo con Antonio Martiniello, musicista, fonico e produttore dello studio di registrazione AM Recording. Assegnerà come premio speciale una registrazione professionale presso la propria sala di registrazione ai primi tre classificati della categoria piccoli, quindi è uno studio anche di alta qualità, quindi facciamo un applauso. Tra l'altro adesso voglio presentarvi un altro giurato, che lui è un grande attore, Vincenzo Soriano, facciamo un applauso forte, attore di teatro e televisivo, e anche lui noto per aver fatto parte del casting della fortunata fiction di Rai 3, La Squadra, attualmente impegnato al Teatro San Nazaro. Complimenti. Invece adesso ho l'onore di presentare un mio carissimo amico, Antonio Miranda, cantante, presentatore, showman, nonché direttore artistico del Festival Music Fashion Day. Infatti proprio lui darà la possibilità ad alcuni dei partecipanti di poter accedere a questo festival. E ricordo anche che lui collabora anche con Ania Show, un programma televisivo su Italia Mia 2. Con Daniele Francese, musicista, diplomato in pianoforte, tastierista e arrangiatore. Un applauso. E infine, chiaramente, e per ultimo, chiaramente non di importanza, c'è il professor Giovanni Monda, talent scout e direttore artistico dell'House Domini Festival, musica eventi in tour. Selezionerà e premierà il partecipante che si distinguerà per le proprie doti canore, offrendo la possibilità di accedere direttamente alle semifinali dell'House Domini Festival. Un applauso.
E così abbiamo terminato con i giurati, sì. Partner tecnica. Adesso ora... siamo pronti per ascoltare i cantanti e per dare inizio alla gara. Aspetta, però io voglio prima, Ilaria, scusami. Io voglio presentare prima, sì, Francesco Castaldo, un applauso. La bellissima Mary Ginger, la sensuale Ilaria Conforti. Grazie. Sottoscritto. E ovviamente Mimmo, un applauso fortissimo anche a lui. Grazie, allora adesso grazie. Siamo pronti per iniziare questa gara, però prima voglio sentire il pubblico. Su, dai un bellissimo applauso, un forte, dai! Dai, il pubblico è l'anima dei Sì, aspettano solo di salire qui sopra, quindi... Ecco. Allora lasciamo il palco a te. Sì, il primo concorrente in gara che si chiama Sacco Denise. Facciamo un applauso forte. Che dolce! Ciao Denise, Da dove vieni? Roccarainola, è la prima volta che canti? Sì. E cosa ci farei ascoltare questa sera? Noi ragazzi di oggi. Oh, noi ragazzi di oggi, canta Denise! Con tutto il mondo davanti a noi, viviamo nel sogno di poi. Noi siamo diversi ma tutti uguali, abbiamo bisogno di un paio d'ali e stimoli eccezionali, puoi farci piangere. Noi ne sappiamo in cosa credere, puoi non comprendere, qualcuno si può offendere, noi ne sappiamo in cosa credere, devi venire con noi, siamo i ragazzi di oggi noi, dai coloriamo questo. E poi vedrà che ti piacerà. Na 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 na. Siamo noi, siamo i ragazzi di oggi noi, i veri amici che tu non hai. E tutti insieme si può cantare. Ragazzi di oggi noi, ragazzi di il fuoco sotto la cenere, ragazzi di oggi noi, ragazzi di oggi noi, e poi vedrà che ti piacerà. Prendere da questo interno a tenere noi. Siamo quello che può succedere, non fare spegnere la voglia che di ridere, noi siamo quello in cui tu puoi credere, devi venire con noi, siamo i ragazzi di oggi noi, dai coloriamo questa. E poi vedrà che ti piacerà. Na na na, na na na. Siamo noi, siamo i ragazzi di oggi noi, i veri amici che tu non hai. E tutti insieme si può cantare. Ragazzi di oggi noi, ragazzi di ragazzi di oggi.
scappare, non scappare, stai qui, prendi di tutto l'applauso del pubblico. Brava. Però abbiamo fatto un errore stasera. Ci siamo dimenticati di presentare la valletta. Eccola qui, Alessia Conforti. Un applauso. E soprattutto io farei un applauso ancora più forte a Denise, che è stata la prima a rompere il ghiaccio. Su, fatemi sentire. Alessia, bene, prendi il regalino per Alessia. Denise. Prendi la pergamena. Prendi anche la pergamena. Ok, vai. Perfetto. Possiamo andare avanti con la prossima, che viene da Ruviano, provincia di Caserta. Lei si chiama San Giovanni Maria e ci canterà Ogni tanto. Prego. Un applauso. Un applauso. Chi è questa bimba? Non c'è? Ok, allora andiamo avanti con la prossima concorrente. Bene, e allora... Eccola. Vai, eccola qui. Un applauso. Un applauso. Cosa ci canterai stasera? Ogni tanto. Hai già partecipato ad altre esperienze oppure no? È la prima. Sì, nel mio paese. Cosa hai partecipato? Qui vedo che hai partecipato a varie manifestazioni e concorsi canori nella provincia di Caserta e sei anche vincitrice del premio Karaoke in Tour 2011. Si definisce talentuosa e piena di voglia di cantare e regalare emozioni. Vedremo allora. Bravissima. Bocca al lupo. C'è stato un cambio, quindi dovresti, questa corrisponde alla settima concorrente, era soltanto che è stata passata alla seconda. Marina, San Giovanni. Tanto mi sorprendo, un po' ti invento, un po' ti dai. Ogni tanto perdo il filo, forse non ci sei. Non hai nome, chi ti crede, fiore di ninfea. Ogni tanto fai spavento, prendi tutto e non ti fermo, amor che nulla hai dato al mondo, quando il tuo sguardo arriverà sarà il dolore di un crescendo, sarà come vedersi cadere a terra. Ogni tanto mi sospendo, foglie al vento, vengo da te, sei celeste melodia, tutto cambierai per un come
numeri averti dentro. Ogni tanto penso a te, sposti tutti i miei confini. Amor, che bello darti al mondo. Lasciare con te la terra. Grazie. Eccoci qua. Brava. Brava, complimenti, complimenti. Allora, ti diamo un bel ciondolo e una pergamena in ricordo di questa esibizione qui al Camposano. Prego, poi ti concediamo, puoi andare e andiamo avanti con Galluzzo Carmela. C'è sicuramente, senza ombra di dubbio. Sì, sicuramente sarà tra il pubblico. Galluzzo, cioè, eccola qua, sta avendo giusto il tempo di prepararsi. Eccola qua. Ciao. Allora, quanti anni hai? 7. 7 anni. Allora, ci canta una canzone un po' particolare. Che canzone ci canti? Le Winx. Le Winx. Ti piacciono le Winx? Sì. Sì? Allora ce le canti? Lei è Galluzzo Carmela con Winx. Io volo nel tempo con gioco e fantasia, coloro la mia vita. Le mie ali nel cielo, Wings, la tua mano nella mia, più forza ci darà, lo sguardo vinceremo insieme. Wings, noi te siamo noi, e un'amica tu sarai, lo stesso volere. Stelle, la sfida per me inizierà sulla nuvola. Io volo nel tempo con gioco e fantasia, coloro la mia vita. Le mie ali nel cielo, Wings, la tua mano nella mia, più forza ci darà, non fate vinceremo insieme. Wings, visiona magia, che luce ci darà, col tuo stevole. Brava, che begli occhi che hai. Ok, hai avuto il regalino? Vai, tenta il filo. Ok, andiamo avanti, su. Ora è il turno di Nappi Valeria.
Un applauso. Un applauso anche lei. Eccola qui già pronta, bravissima. Nappi, vieni Valeria, qui al centro, vieni tra di noi. Vieni da Nola e ci canti Quando nasce un amore di Anna Oxa. Questo è il mio. Sono miliardi quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, deve stare vicino, deve dargli calore, preparare il cammino, il terreno migliore quando nasce un amore, è un'emozione nella gola. Da quando nasce a quando vola, che cosa c'è di più celeste di un cielo che ha vinto mille tempeste? Che cosa c'è se adesso sento queste cose per te? Farò di te il tempo della ragione, farò di più, farò le cose che vuoi fare anche tu. Questa voglia di dare e ti senti capace, non ti vuoi più fermare, come più nella foce che si getta nel mare. Quando nasce un amore, è l'universo che si sveglia. Facciamo un applauso forte, che brava! Quando nasce un amore, la grande Oxa, eh? Un applauso forte, 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 complimenti per una bellissima carriera, eh? Facciamo un applauso, andiamo al prossimo concorrente, signori. Io voglio presentarvi adesso un ragazzino che si chiama Tavolario Antonio. È pronto, Antonio?
frattempo, mentre arriva Antonio, voglio ricordare a tutti quanti che praticamente dopodomani potete visualizzare i risultati di chi accederà alla finalissima su Facebook della pagina del Festival di Camposano. E quindi praticamente ognuno di voi riceverà una chiamata per chi accederà alla finale. Ando, tutto a posto? Cosa ci fa? Tu vieni da? Da dove vieni? Da Camposano. Camposano, quindi sei un camposanese puro. Cosa ci farei ascoltare questa sera? Carezza e un pugno. Oh, un pezzo di Adriano Celentano, bellissimo. Quindi una carezza e un pugno canta Antonio Tavolario. Facciamo un applauso forte. Complimenti, proprio molto convincente. Facciamo, gli diamo il ciondolo e la pergamena sempre in regalo. Bravissimo. Accompagniamolo con un applauso. Adesso chi c'è adesso? Io ho l'orgoglio di presentare Antonio Nusco. Facciamo accompagnato dalla nostra cara Alessia. Antonio Nusco, quanti anni hai? 11. Ci canta Vivimi e ricordo che lui
è stato ospite ai fatti vostri su Rai 2. Hola, mica quindi poco. Doppio applauso, alla ragazzi. Faccia, comincia presto. Allora ti lascio cantare Vivimi, Antonio Nusco. Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini l'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi vedrai, non finirà. Ho desideri scritti in alto che volano, ogni pensiero indipendente dal mio corpo. Credimi se puoi, credimi perché fare del male sole ancora a me. Qui grandi spazi e poi noi, cieli aperti che ormai non si chiudono più, c'è bisogno di vivere da qui. Vivimi senza paura, che sia una vita o che sia un'ora, non lasciare libero disperso questo mio spazio adesso aperto, ti prego. Diventi un grande quadro che dentro me ricopre una parete bianca e poi anche stanca. Credimi se puoi, credimi perché farei del male solo ancora. Grazie. Ma che bravo! Complimenti Antonio! Bravissimo, bravo, bravo, bravissimo. Bravo. Preso il regalino, ok. Andiamo avanti con la prossima bimba. Lei si chiama Bari Alessia. Un forte applauso. Buonasera. Vai, mettiti al centro. Cosa ci canti? Canto La bambola di Patti Pravo. Ma da dove vieni? Da Portici. Ok. Lei ci canta quindi La bambola di Patti Pravo. Ecco a voi Bari Alessia.
butti giù, poi mi butti giù come fossi una bambola. E non ti accorgi quando piango, quando sono triste e stanca. Tu pensi solo per te. No ragazzo, no. Ma tu mi fai girare.